Guarda, c'hai i movimenti. Che c'è? Ti faccio in mente quello che ci sta dopo, o in tempo reale? No, in tempo reale, in tempo reale. Ma fa piatto, pari piatto. Stiamo registrando, però possiamo anche tagliare. Abbassiamo un attimo il volume perché sennò non sentiamo. Allora, mo ci stiamo guardando il Festival di Sanremo. Va bene? Cioè io Paolo volevo partire, solo che tu sei venuto all'orario di cena. Cioè, siccome ti piace parlare, mi hai distratto. Dopo l'arrivo brutto ti stavo distratto, mi hai fatto capire a proposito. Io mo volevo sapere appunto la partita come è andata. Non ho sentito festeggiare. Sì, ma tu stai parlando a Rio, cioè siccome io devo guardarti negli occhi, non mi hai fatto capire che è successo. Eppure io, cioè no, ero venuto con quella intenzione. Però poi alla fine non abbiamo avuto modo di vedere la partita. Mo ci stavamo collegando, però qua i canali a Napoli non trasmettono niente del calcio. Mo secondo te che te la fa? Devo telefonare agli amici, ti fa pure una brutta figura. Allora io mo inviterei tutto il pubblico in ascolto, che saranno tantissimi italiani che in questo momento staranno su Facebook, prima di festeggiare alla mezzanotte il San Valentino con relativi partner, se casomai ci informano del risultato della partita. No, ma mo non lo so, pure, mettiamo che il Napoli abbia perso, no? Sì. Ma non volessero che i tifosi vanno a casa invece di festeggiare il San Valentino da parte di moglie. Vabbè, ma può darsi pure che il Napoli ha vinto. Per sicuro che il Napoli... Si ha vinto festeggiando alla grande, ma magari non ti ripeto, se la persona lo sa, ma come può festeggiare alla sicuramente non verrà festeggiato. Sento questo odore di leocrema, perché Nando Variale usa la leocrema. No, un po' per le mani, perché mi si screpolano un po', insomma, no? Io comunque, se tu avessi dovuto giocare un risultato esatto, così, per la tua conoscenza calcistica, delle formazioni... Io portavo per una vittoria, insomma, la sentivo addosso del Napoli. Sì, poi non spero che abbia vinto, ma credo anche io, ma non lo so. Il problema è che non ho sentito gente gridare. Stai anche, diciamo, in una location molto ben tranquilla, diciamo. Vabbè, c'è gente che si circondaria qua, ci abitano le persone, no? Ci abitano qua le persone. Però non ho sentito schiamazzi, dunque questa cosa mi fa preoccupare. Non è che l'hanno perso, no? No, ma credo di no. Ma dimmelo. No, non lo so, sto qua con te, non lo so, dovremmo sapere in giro. Meglio una cruda verità che diciamo è vero. È una bugia. Ma se per assurdo il Napoli avesse perso, possiamo dire ci si può rifare almeno moralmente con il CD di Nando. Quale? Quello là tuo delle poesie. Ma non è un CD comico, insomma. Non è un CD comico, però ci si può. Ammettiamo che la Napoli ha perso, poi tutti pure i poesie alla coppa. Penso che la fine è proprio. Però. Il 20, cioè sabato prossimo, tu sarai a San Giorgio a Cremano per una bellissima cena spettacolo. Certo. E sarà comica, penso, quella cena spettacolo là. E ecco qua, la regia ci porta, eccolo qua, il CD delle poesie. Bello, eh? È fatto col cuore. È fatto con il cuore, che poi questa immagine qua è quella che un po' usi in genere per pubblicizzare la tua immagine. Certo, questa, cioè, quella è la mia, di quando è la mia bello, faccia, quando ci metto la faccia. Esatto. E sono 23 poesie, amo, stiamo mandando un CD. Venimo pure un CD. Esatto. Sono 23 poesie scritte col cuore in tutto, insomma, il mio. Io però ne leggo 22 sul 22, giusto? 22 poesie. No, perché non per dire, sono belle. E so, cioè voce di corridoio, però potrei anche dire una bugia, non mi smentire se non è così, che sta nascendo artisticamente anche un Nando Variale, eventualmente scrittore. Io sto nel gergo artistico, si dice vomitare. Scusatemi la... Ah, quindi lo possiamo dire che stai vomitando? Vomitando le energie, fantasie, delle cose, che è partito come fatto autobiografico e poi sta diventando, insomma... Ah, incinta, dicono la regia, sei incinta. Dai, ragazzi. No, incinta nel senso... Ci sono i miei fan, insomma, per, che non... Sta partorendo, no? Era il senso, sta partorendo. Ah, partorendo nel senso... Nel senso, sì. Incinta nel senso, sì, che stai, sì, per parto, no. Sei in gestazione. Sì, è un libro particolare, non è partito come autobiografico, poi ha avuto un momento romanzato. Pure. Di prima persona, sì. E poi dopo è rientrato un'altra volta nell'autobiografia, alternato con degli aforismi miei comici. Perfetto. E anche con l'apporto di aforismi che ci tenevo a citare qualche grande filosofo dell'antica Grecia, insomma, che mi rivedevo un po' in certi, l'ho inserito. Periodo tuo, diciamo. Con la citazione, non è che ha scritto Nando Variale. Ho capito. Ogni aforismo ci sta la sua. Quindi, per ricapitolare, Nando Variale, cabarettista, scrittore, compositore, poeta,
Cantante. So fare anche le verdure grigliate. Grigliato, quindi cuoco, andando che anche, ma cuoco. male che poi ce l'avevamo in un C'avevamo un ristorante. ristorante, come ha fatto anche Rocky Balboa, che dopo la boxe è Certo, diventato cuoco. Ci manca un Nando Variale cantante. certo. E non lo so anche cantare. Cioè io non è che sto cantando, non lo so, però onestamente, no, quando vedo alcune persone che si cimentano a cantare, sinceramente guardo in due specchi e dico, Brava, ma io sono un Frank Sinatra. prima mi sta Renato Zero. Ma chi è sto Renato Zero? Chi è? Cazzo. Chi è? Chi è? Senti, ma secondo me sta durando troppo sta cosa. 5 minuti, va più che bene. Ma la gente oggi non è abituata più a. Sì, la gente oggi va di fritti, Ma no, ma ci capito? stanno le facce nostre, la gente Sì, guarda. ma perché dovrebbero ascoltarmi? Perché dovrebbero ascoltare questa cosa che è un po' pesante? Perché ci sono Ma io che ti mettiamo che la sto guardando. persona però, no? Poi ci mettiamo pure noi, cioè ci mettiamo noi a fare questa cosa, tu, la gente si scrucia. Va bene, Nando, allora saluto il tuo pubblico. Senti, tu posso dire una cosa, no? Veramente, scusatemi. Cioè, di solito uno si aspetta sempre dal comico la battuta, no? La cosa simpatica. Che? Non sapevo che. Un lavoro l'ha È una palla persa, eh? perso! 1-0. Ciao, Mario! Giuro! Ciao.